I rappresentanti delle regioni Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo si sono incontrati a Taranto con l'assessore regionale pugliese Fabrizio Nardoni per un primissimo contatto che a breve dovrebbe evolvere in un concreto e fattivo scambio di informazioni e collaborazione al fine di potenziare le risorse che vengono dal mare. A Palazzo Pantaleo, nel cuore del centro storico del capoluogo ionico, l'incontro inaugurale degli Stati Generali del Mare. Fabrizio Nardoni, che ha fatto gli onori di casa anche in qualità di assessore che coordina a livello nazionale i rapporti tra Stato e Regioni in agricoltura e pesca, ha introdotto i lavori sottolineando che il mare deve tornare ad essere argomento centrale delle politiche nazionali e comunitarie europee, dai pescatori, dalle imprese ittiche, dai mitilicoltori, così come dal mondo della ricerca e dell'innovazione del comparto, può e deve partire il riscatto del Sud per cominciare e poi dell'intera Italia. C'è il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, ha detto Nardoni, che è uno strumento formidabile di finanziamento a sostegno della necessaria riforma strutturale delle attività legate al mare, concetto condiviso dai rappresentanti delle altre regioni meridionali che presto inizieranno a collaborare tra loro, raccogliendo prima di tutto le istanze che vengono dagli addetti ai lavori. Questo progetto non è fine a se stesso né finalizzato all'assistenza, è un progetto che intende innovare ed i primi a farlo concretamente dovranno essere proprio i pescatori.